Assi DJ. Buonasera, piacere che mi fa incontrarmi di nuovo con te. Non lo vedi che stasera, una sera che mi va di restare con te. E se tu con quanto puoi stare al mio gioco, qualcosa, qualcosa verrà. Gira e va, gira e va, se la ballava. Gira e va, gira e va, se la ballava. Gira e va, gira e va, se la ballava. Gira e va, gira e va, se la ballava. Taran, taran, un po' di cipria qua. Taran, taran, un tocco qui e là. Taran, taran, il cuore batte già. Raran, raran, com'è quel passo là? Eccolo qua. Rararam, ci siamo già. E allora andiamo, andiamo, andiamo a comincio. Notte piccola per noi, troppo piccolina. Ma per chi canta come noi, insieme a noi, per mille ore durerà. Sì, DJ. Tu non sai che un vulcano si è spento, l'ho spento col pianto che ho pianto per te. Ma tu non sai che nel fondo del mare ho gettato l'amore che avevo per te. Una volta a me, ora tocca a te. Una volta a me, ora di sogno scintillano. As DJ, the new fragrance. Cercherò, mi sono sempre detta, cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiede, chiede, chiedere, chiedere. Fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi. Cercherai e troverò ora che ti
accarezzo, proverò. Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due. Quando ognuno è da sé nella sua solitudine e regala il suo corpo, ma non sa cosa chiedere, 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 chiedere. Fammi volare. Hai le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare. Lui che scende e che sale, si sente l'America. Fammi l'amore. Lei che pensa ad un altro e si inventa l'America. Fammi l'amore. Forse sempre più forte ed io sono America. Buonasera, bonsoir, good evening. Tre lingue stasera. Ok, puntata 28. Oggi 15 maggio. Bel, io farei gli auguri ad Anna Rita. Partiamo subito con questo. Tanti auguri a Anna Rita Silingardi, che è una nostra cara amica. E sono sempre qui in studio con Pina Cotroneo alla regia. Ciao. E Anita Calò. Ciao a tutti e a tutti e a tutto. La co-conduttrice che stasera sostituirà Manfredi, Rosa Manfredi. Io sostituisco tutti. Tutto. Quindi tu devi parlare per te e per Manfredi, lo sai? Va bene, sto zitta zitta. Ciao Manfri. Ciao. Ciao Manfredi, ci manchi. Ringraziamo come al solito RKO, Carlo Chicco e Paola Pagone. E siamo qua nell'acquario del Radio Kismet Opera. Ed è abbastanza vivo il teatro oggi, perché è iniziato il maggio all'infanzia, ovvero questa settimana piena di impegni, di spettacoli per ragazzi. È un festival abbastanza importante e riconosciuto a livello nazionale. E sono arrivati oggi gli operatori teatrali, per cui adesso stanno vedendo gli spettacoli. Oggi e domani sono a Bari gli spettacoli per bambini, e da venerdì vanno a Monopoli. Ci sono spettacoli anche a Martina Franca, a Ruvo, vabbè, insomma, anche fatto a un Molfetta. Po' a Molfetta. Come si fa a vedere il calendario di questi spettacoli, Anna Rita? Basta andare sul sito del Teatro Kismet, anzi www.maggioallinfanzia.it, e trovate tutto il programma, che appunto quest'anno è in ben cinque paesi diversi. Quindi Bari, Monopoli, Martina Franca, Molfetta e Ruvo di Puglia. Ok. È una chicca, è il Circo Madera. Sì, bellissimo. Molto, molto carino. E a Molfetta invece c'è il circo. Aspetta, che mo' sto avendo un po'. Il Circo Panico. Bellissimo, panico. Con uno chapiteau, sì. Lo chapiteau, uno chapiteau sarebbe proprio la costruzione del circo. A Molfetta, voglio dire chapiteau come dire chapite, che non è proprio assonante. E ho scoperto che c'è questo parco urbano Baden Powell. Tu che sei di Molfetta, sai qualcosa? A Molfetta?
Esiste questo parco urbano Baden-Powell. E me ne sono andata da troppo tempo. Degli scout, se non ricordo male, a Jesci o vabbè, sicuramente. Sì, una roba del genere. Scout. Comunque l'hanno montato. Siamo al Fetta, che a Bari, qui al Teatro Kismet, all'interno dell'arena. Bellissimo. Naturalmente non ci sono animali, ci sono giocolieri, musicisti, acrobati. Bellissimo, bellissimo. Per chi è in quel di Bari, Molfetta, Ruvo, Martina Franca, Monopoli, vi consiglio assolutamente di seguire questa rassegna, questo festival, e portare i vostri ragazzi. Ma è anche per grandi, guarda, ti assicuro. Sì, che anche noi. Sì, dobbiamo assolutamente esserci anche noi. Ma faccio una domanda stupida, perché ovviamente dovrei conoscere il programma, però non ho avuto tempo. Ma quest'anno la lotta dei cuscini c'è? No. Accidenti. Ma io mo chiamo Dario e ti faccio rimproverare da Dario, perché non hai studiato il programma. Però, chiamo Vincenzo. Però ho pelato un sacco di patate. Babbadrone. Ma Anita lo sai che si occupa dell'accoglienza, quella della cucina, quella dello stare delle bene, delle coccole. I cuscini ce li dà lei per dormire e per rilassarci. Brava Anita, brava veramente. Senti, a proposito, mi vai a prendere una birra per piacere, che è finita la mia? Andiamo ragazzi. Andiamo col prossimo brano? Sì. Vai Pina, presentalo tu. Allora, questo è un brano che è stato è venuto fuori quest'inverno. E lei è Sarafine e il pezzo si chiama Stand Up, Get Up, Stand Up. Ok, è proprio lui. Sì, andiamo con Sarafine. Grazie Pina. How do you describe your music? You describe your music as revolutionary music. Did you men don't tell me heaven is under the earth? I know you don't know what that is really worth. It's not all that glitter is gold. Half the story has never been told. So now you see the light, you're gonna stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think they got will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. If you know what life is worth, you will look for your honor. And now you see the light, you're gonna stand up for your right. Anita, sabato non sei uscita, ti abbiamo invitato per un aperitivo a Torre Quetta, hai detto no, non posso. Perché? Che ci avevi da fare? Perché dovevo stare davanti alla TV a vedere Eurovision, tu perché sapete per chi tifavo. E quindi dovevo stare concentrata prima per mandargli energie positive e devo dire che comunque sia... Una ragazzina appena uscita ha fatto un figurone a livello europeo e su questo, e non solo, mi è piaciuto sicuramente più il vestito della seconda sera che della prima sera. Per me quello della prima sera era troppo, ma sarà sicuramente sempre dietro, così come sopra. Dietro? Stiamo parlando di chi, Anita? Ma ragazzi, di chi possiamo parlare? Di Angelina Mango. Ah, ok, ho pensavo capito. Elettra Lamborghini, no. Lodi, tutto ciò che piace a te, no? No, Anita, scusi. No, Anita, volevo soltanto condividere con te questa cosa, che tante sono state le energie
positive che ha mandato Anita, che la signorina Angelina è arrivata settima. Ma stai scherzando? È una ragazza che è appena uscita, c'ha un anno di vita effettivamente artistico. Che cosa vogliamo di più? Sconosciuta, è partita dal talent show che conosciamo tutti. Si è fatta onestà. Parla per te. Si è fatta un'estate con dei pezzi carini, sono stati dei tormentoni dell'estate, ha vinto Sanremo, è andata all'Eurovision, è arrivata al settimo posto, che cosa vogliamo di più? Va bene Pina, ci vuole l'applauso qua, per piacere, metti un applauso. Aspetta che alzo il volume per l'applauso, devo fare così. No, prego, così, poi così. Applauso. Adesso sì che è Natale. Non soffrire più. Quindi tutta Angelina. Va bene, ma chi ha vinto questo Eurovision? Nemo. Chi è? Nemo, che è? Il pesce. Pesciolino. Ma guarda, secondo me, a parte la canzone che mi è piaciuta molto, però lui, diciamo, molto somigliante, un binario. Bravo. Cioè, che significa un binario? Cioè, va sul treno? Sì. Sì. Che cos'è il binario? Che cos'è? Sessualmente binario. Non binario. Allora, sappiamo, binario triste, a Bari ci sono i binari delle Ferrovie dello Stato, poi della Sud-Est. Quale binario? No, sono pure quelle di Torremare. No, così capite la nostra preparazione atletica. Allora, c'ha ragione quella specie di comandante là che fa tutte le cose sui binari, non binari. Binario. C'ha ragione. Che cos'è questa solitario. Cosa? Binario. Va bene. Un treno in corsa. Che va e che viene. Io presenterei il pezzo che aspettate. Ha vinto. Io non riesco a controllare, ecco, non riescono più a parlare. Come al solito, non è un binario, ma è un pappagallo. Facciamo così. Aiuto. Comunque, rappresentava la Svizzera. La Svizzera. Si chiama Nemo. Nemo. E il pezzo è The Code. Il binario d'accordo. Triste solito. Andiamo. Forse. Cazzo di dire. Welcome to the show. Let everybody know. I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up. I'll pour another cup. This is my boy. So drink it up, my friend. Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, whoa. Let me taste the lows and highs. Whoa. Let me feel that burning fright. I just gave it.
E volevo aggiungere giusto una cosa, prima di tutto. Sì. Il ragazzo è bravissimo. Però nell'esibizione finale, l'avete visto? Che cosa ha fatto? Che ha fatto? Purtroppo per lui, perché sicuramente non è stata voluta. Ha avuto il premio. Ha avuto il premio e l'ha rotto. L'ha rotto. L'ha scattato a terra. L'ha scattato a terra, esattamente. Ed è stata una cosa, secondo me, cioè io devo dire che quando ho visto questo, cioè ho detto a Miranda, che era con me a vederlo, dico, Miranda l'ha rotto. Porta, no, io credevo, porta, io non credevo, non lo so. No, fosse porta bene, vero. Allora, i greci quando fanno le feste, che cosa fanno? Durante rompono i bicchieri, rompono i piatti a terra. È un segno scaramantico, perché aveva vinto. Sì, ma lui non l'ha fatto volutamente. Cioè, io devo dire, io personalmente ci sono rimasta male. Figuriamoci lui che ha vinto, devo dire la verità. E ride. Ridiamo, va bene. Binario. E adesso cosa facciamo? Secondo me adesso dobbiamo andare con la rubrica nata sotto il segno di Siamo ancora sotto il segno del toro ed è già partita Narita, che aveva già respirato. Avanti, andiamo. No, eri un microsecondo in ritardo, quindi cercavo subito di riempire il buco. Ma non ti preoccupare, puoi andare. Non vai, si deve riempire nessun buco. E mai mi viene naturale. Narita, i buchi proprio ti piacciono un sacco. No. Allora, stasera vi presento due artiste italiane, e già sul buco è partita la risata, va bene. The Hall. Vi presento due artiste italiane. È un film dell'orrore. Ecco. Possiamo parlare? Tu sai che non c'è rotta. Ci spieghi. Narita è rimasta come di un po' basita. Dal buco. Lo faccio io. The Hall. Il buco. In brutto il buco. Beh? Avete finito? Le bruste. Anna e le bruste. La finiamo? È sufficiente? Sì, abbiamo già sì. Fatto tutto il casino su binario. Vabbè, io direi che dobbiamo fare un'intervista, quindi andiamo avanti, saltiamo la rubrica oggi. Per me va bene uguale. No, però no, dobbiamo metterli i pezzi. Voi sapete perché. Perché ha studiato. Mettiamo i prossimi brani del segno delle torelle. Delle torelle. Anna Oxa, nata il 28/4/1961. E partiamo dal suo pezzo di esordio del 1978, Un'emozione da poco. E poi poi musica e il resto scompare. Elettra Lamborghini del 17 maggio 1994 con un pezzo del 2019. State zitte, parti Pina, Anna Oxa. Senso ha
piace la musica fino al mattino. Faccio casino lo stesso ma non bevo vino. Ridi cretino, la vita è corta per l'aperitivo. Innamorata di un altro cabron, questa è la storia di un amore. Non mi portare a Parigi o Hong Kong, tanto lo sai che poi faccio così. Faccio così. Cado, cado per la strada, parlo piano, piano. Questa notte dormo sul divano, altro che pensare a te. Tanto qui resta la musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. E anche se non mi hai detto mai quanto sei bella, io non ho mai smesso di sorridere. E anche se non mi hai detto mai amore, aspetta, tutto quello che resta quando penso a te. Guardare le luci dell'alba, girare nuda per casa e nessuno mi guarda. Quanto ti manca? Sì, mi hai chiamato col nome di un'altra. Innamorata di un altro cabron, è sta la storia di un amore. Ci stavo male per te, ora no. Tanto lo sai che io faccio così. Faccio così. Sola, sola, ti ho dato tutto e ancora, ancora resto qui, non dico una parola, altro che pensare a te. Tanto qui resta la musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. E anche se non mi hai detto mai quanto sei bella, io non ho mai smesso di sorridere. E anche se non mi hai detto mai amore, aspetta, tutto quello che resta quando penso a te. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Innamorata di un altro cabron, questa è la storia di un amore. Pina. Anita. Ci siamo. Siamo all'intervista della serata. Eh sì. E chi presentiamo stasera? Allora, presentiamo una donna che ha dedicato la vita alle donne e che ancora adesso ha voglia di fare cose. E quindi presentiamo la nostra amica e presidente della Fondazione Ombrella Viola, Rosaria D'Emilio. Ciao Rosaria! Ciao! Ciao Rosaria! Ciao a tutto! Come va? Bene! Tutto bene, sì? Sì, allora, cominciamo a parlare un po' di questa associazione. Noi un po' qualche tempo fa l'abbiamo presentata, ma in maniera, come dire, sommaria, anche perché aspettavamo qualcuna di voi che si affacciasse nella nostra radio, si palesasse e ci raccontasse un po' di cose. Vuoi cominciare tu con una piccola presentazione di questa fondazione? Sì, va bene. Vabbè, non stai andando al patibolo, ti assicuro. Dai, non ce la puoi. Sempre che siamo quattro amiche al bar a far la chiacchiera, e quindi ti chiediamo che cos'è questa fondazione che noi non conosciamo, non sappiamo nulla. Niente, proprio niente. Guarda, nasce veramente lontanissimo da voi, non so. Vabbè, che cos'è la fondazione? La fondazione è uno strumento giuridico, però noi l'abbiamo messo su perché volevamo realizzare un grande sogno. Un grande sogno che riguarda tante donne, e il sogno di parte per una casa,
una casa in cui vivere insieme tra donne lesbiche la terza fase della propria vita. Ora, consideriamo che la terza fase della nostra vita, noi siamo in numero elevatissimo perché siamo ai figli del boom economico e quindi bisognava pensarci. Però ci siamo accorte che facendo delle riunioni tra di noi veniva fuori una casa nostra, una casa cioè per alcune persone insomma non ci interessava tanto. E abbiamo capito che invece ci interessava qualcosa di collettivo, qualcosa di più strutturato e che potesse poi rimanere. E quindi ecco perché nasce la fondazione. Fondazione, ripeto, Ombrella Viola. Brava. Potete vedere il nostro sito che si chiama sempre ombrellaviola.org. Non poteva essere diversamente. Vabbè, dovevo farla la battuta, dai. Già, esatto. No, che cosa vuole fare questa fondazione veramente? Veramente si tratta di un sogno del vivere insieme, ma anche creare un luogo che possa essere di riferimento per una tradizione e per sapere che il mondo delle donne, il mondo delle lesbiche ha prodotto e che non deve andare perso. E questa è stata una delle molle che hanno mosso tutta questa faccenda. Siamo giovani, siamo nati nel 2022 e basta. Siamo visto 1900 per forza, perché tutte quante siamo un po' del 1900 noi. Ma speriamo che ci siano anche ragazze, donne degli anni 2000 in questa assolutamente fondazione. Noi pensiamo che possa essere, intanto già le vorremmo insieme a noi, esatto, a fare questa cosa, assolutamente non è chiusa e anzi l'intergenerazionalità ci piacerebbe tanto. Come aspetta? Quella storia che si sta in mezzo tra generazioni diverse, va? Facciamo così. Ma facciamo ecco, spieghiamolo in maniera semplice, che cosa vogliamo costruire? Allora, in maniera semplicissima vogliamo costruire case in cui sia possibile vivere insieme. Oh. Questo è l'obiettivo. Progetti di costruzione di case, dico case perché non è soltanto la casa di una persona con il gruppetto delle sue amiche, ma sono punti di riferimento intanto per tutte le altre donne, soprattutto la prima che vorremmo fosse nella tradizione della masseria Sant'Anna, dove noi ci siamo incontrate, dove noi più o meno siamo nate, come certo, gruppo, certo, come fondazione, e che poi sia un luogo dove potrebbe dove fare anche tante altre cose, però con calma, perché abbiamo un anno solo e piano piano cominciamo a vedere cosa fare. Nell'immediato, ripeto, il nostro primo obiettivo è una casa, la casa dove vivere tra un po' di tempo. Naturalmente per farlo c'è bisogno di soldi. Ecco, appunto, ti volevo chiedere, Rosaria, come pensate di arrivare a ciò e come dovrebbe essere il... cioè, avete già soldi vostri? Questa fondazione nasce con una base per la quale si può partire? Oppure, cioè, raccontaci, fai considera che noi non sappiamo nulla, anche se lo sappiamo ovviamente, però dobbiamo un po' dare delle spiegazioni o delle dritte a chi si avvicina, dei nostri ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatroci a questa realtà, e cerchiamo di dargli quanti più input possibili. Bene. Noi siamo nate come un gruppo che voleva fare una casa e andare ad abitarci. Quando abbiamo cominciato ad incontrarci, ci siamo accorti, appunto, io insisto molto su questa cosa, che non volevamo fare la casa per noi, solo per noi, ma per una collettività.
ed è stato per quello che abbiamo pensato che non potevamo presentarci come soggetti né alle banche né ai proprietari delle case né alla collettività, e allora abbiamo fatto la fondazione. Per mettere in piedi una fondazione è necessario un patrimonio minimo, ma comunque è stato necessario per le persone che hanno deciso di fondare la fondazione, è ripetitivo ma così è, di mettere un piccolo patrimonio, costituire un piccolo patrimonio. Naturalmente questo patrimonio non sarà sufficiente per acquisti di case, per i quali ci vorranno anche i soldi delle persone che possono credere in questo progetto. Siamo aspetta, noi sicuramente. Allora Rosaria, ascoltami, facciamo un attimo passiamo un attimo a un pezzo di musica che noi vi vogliamo dedicare. E poi ci spieghi esattamente come vorreste racimolare questi capitali per partire effettivamente in questo progetto che un'anima ce l'ha ed è molto grande secondo me. Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza, amarmi non è facile, purtroppo io mi conosco, ok ti capisco, se anche tu te ne andrai via da me. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio, adesso vado dritta ad ogni bivio. Va bene, sono pazza, che c'è? Io sono pazza di me. Nella giungla con gli stivaletti a punta e ballo sulle vipere, non mi fa male la coscienza e mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio, e se in giro è tutto un manicomio, io sono la più pazza che c'è. Io sono pazza di me. Se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse. Io sono pazza di me, di me. Allora Rosaria, lo sai, cioè, non lo so, vabbè. Sempre allora, devo parlare, dai. Parla sola sola. No, sola sola, no, vai, vai tu. Allora Rosaria, ci eravamo lasciate con una domanda abbastanza precisa, ma dove io divagherei un pochino. Allora, come recuperare fondi? Ma effettivamente andrebbe detto, come nasce il pensiero, come si è evoluto? Sì. Allora, tutto nasce alla masseria Sant'Anna. Alla masseria Sant'Anna un po' di donne, tra cui Pilar Mercanti, cominciano a esprimere questo desiderio di mettere su
una casa per donne lesbiche, prevalentemente donne lesbiche, per vivere insieme la terza fase della propria vita. Questa è l'idea iniziale. Poi sì, si è capito che le proprietà private vanno incontro a problemi, per esempio problemi di successione. In Italia ancora quando succede qualcosa ad una persona, quando questa persona muore, può arrivare il parente di ventesimo grado, certo, che ha più diritti, per esempio, di un progetto fatto con delle amiche, perché noi abbiamo un diritto successorio di un certo tipo. E allora lì che abbiamo pensato, no, qualunque cosa porteremo avanti, lo porteremo avanti per una collettività e non sarà più proprietà di ciascuna di noi, non sarà proprietà di nessuna di noi, ma della fondazione. Ecco, quindi, perché nasce la fondazione. Quindi il pensiero è quello di che ognuna delle persone che ne abbia voglia faccia dei lasciti alla fondazione per poi trasformarli. Ecco, Pina vuole aggiungere qualcosa. Sì, il pensiero di questa della fondazione, ma in generale di quello che c'è dietro questo progetto, è dire che i soldi delle donne e i soldi delle donne lesbiche devono andare a costruire le nostre vite. Quindi un po' riappropriarsi del potere che ci viene puntualmente negato. E grazie a strumenti che sono accessibili a tutti e a tutte, riuscire a fare questa cosa, nel senso che noi viviamo quotidianamente una sottrazione di potere, di soldi, di collettività, di socialità. Noi vogliamo ridare alle donne, la fondazione vuole ridare alle donne il potere di decidere delle proprie vite, di come viverle e di che cosa fare anche delle proprietà e dei propri soldi. I soldi nostri non sono soldi che vanno a costituire con le tasse che paghiamo, per esempio, i servizi sociali. Allora, se i servizi sociali fossero accessibili a tutte e tutti, sarebbe una cosa, come dire, fantastica, però puntualmente succede che questo accesso poi diventa un imbuto limitante. Un po' questa è l'idea. Ok, e praticamente in questa maniera mi state dicendo che laddove io volessi lasciare le mie proprietà alla fondazione, lasciando ovviamente un atto, nessuno potrebbe intaccare nulla? No, okay. È proprio così. Benissimo, diamole queste informazioni, perché non si sanno, effettivamente il diritto di successione in questo paese è abbastanza movimentato, e per cui laddove si volesse fare questo si farà. Però per noi che siamo giovani, che cosa possiamo fare per questa fondazione? Parla per te. Giovane sarai tu. Allora, non io. Per le giovani, le nostre giovani ci possono fare pubblicità, possono fare delle piccole donazioni. Noi abbiamo pensato, per esempio, a donazioni da 120 euro, che sono 10 euro al mese. Bene. Possono eventualmente entrare nella fondazione come soci fondatori, ma dove però ci sono dei limiti e dei maggiori, e comunque versamenti con delle cifre un po' più alte, ma soprattutto donazioni. E poi c'è il 5 per 1000, quello che non il famoso che non costa niente. Brava. Nel senso che da solo una firma. Allora, anch'io ho sempre dato il mio 5 per 1000 a Emergency, eccetera. Quest'anno però lo darò alla fondazione, perché dobbiamo nascere, perché dobbiamo crescere. Anch'io. E quindi il 5 per 1000 alla fondazione. Come si fa a dare il 5 per 1000 a Fondazione Ombrella Viola? Allora, per dare il 5 per 1000 alla Fondazione Ombrella Viola bisogna andare sul sito, tirarsi giù
codice fiscale e firma, metterlo sulla propria dichiarazione dei redditi. Tu ricordi, Rosaria, il numero del codice fiscale? Sì, adesso c'hai proprio ragione, te lo do. Brava! Vai, l'ho detto? Sì, sì, sì. Sì, sì. 91 02 60 60 714. Ripeti. Controllatelo sulla cosa, sul sito. Vuoi ripeterlo? Mi ha stupito. Bravissima. Vuoi ripeterlo? 9102 sì. 60 60 714. Perfetto. Con una presidente come te, penso che questa fondazione possa andare avanti per secoli. Però noi abbiamo bisogno anche di molta pubblicità, noi abbiamo bisogno che ci si conosca, perché ci servono anche semplicemente le energie di tutte. D'accordo, Rosaria. Adesso andiamo un po' con il prossimo brano e poi facciamo l'ultimo pezzo della nostra intervista. Oh. Fergi, quando? Tell me when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Sing for you a cappella, my bella, my bella. I die if I can't come near you. I love you forever. Every moment is a day. A noi ci piace rischiare, quindi stasera abbiamo fatto questo esperimento di collegamento tramite telefono. Abbiamo qualche difficoltà. È pessimo. Com'è? È pessimo. No, si sente benissimo, Ro. No, siamo noi che abbiamo difficoltà a comunicare fra di noi, però è tutto tranquillo, non ti preoccupare. Vai, Anita, adesso. E allora,
abbiamo bisogno di persone, abbiamo bisogno di farci conoscere. Avete degli eventi previsti per i prossimi giorni, mesi, eccetera, dove le persone possano venire a conoscervi in maniera più fattiva, più di persona? Su Facebook, su Instagram, sul nostro sito ci sono tutti i recapiti, tutti i riferimenti, tutte le cose che via via facciamo. Poi ci incontreremo tutte alla Masseria Sant'Anna. E questo ad agosto. Prima di agosto non avete nulla? No, prima di agosto non abbiamo niente. Ok, so che siete state anche ad Immaginaria. Siamo già state ad Immaginaria, saremo poi a San Prefer Cake, siamo un po' in giro in tutti i posti dove c'è il mondo lesbico fondamentalmente. Bene. Ultimamente non ne stiamo saltando nessuno. Io credo che abbiamo detto quello che potevamo, mi sbaglio? Devi aggiungere qualcosa? Beh, io vorrei soltanto ricordare che quest'idea è partita da Pilar Mercanti, lo voglio ripetere, che poi ha pensato a noi e ha lasciato anche parte delle sue proprietà per la fondazione, e alla fondazione questo sarà tanto utile. E speriamo che altre donne seguano la stessa strada, ma non dell'ascito testamentario, anche della donazione in vita, cioè, perché non dobbiamo aspettare quel momento. Tu sai che noi siamo sudice, eh? Altre donne. E poi vorrei ripetere una frase che ha detto Pina: i soldi delle donne alle donne è un po' il nostro obiettivo. I saperi, la tradizione può rimanere soltanto se mettiamo in piedi qualcosa, e purtroppo per farlo, o per fortuna, non lo so, ci vogliono soldi, e quindi dobbiamo unire le nostre forze, ecco, sostenerci in qualche maniera, ma non solo la fondazione, ma i posti, i nostri posti, eccetera eccetera. Grazie, grazie mille Rosaria. Grazie Presidente. È stata veramente figuriamoci. Ciao a tutti. Ciao Rosaria. Ciao. E ancora ricordiamo che per poter conoscere i progetti della fondazione basta andare sul sito www.ombrellaviola.org. Sì, sì, c'è andata benissimo. Sì, .org, perché il punto è sempre fa la differenza, .org. E sul sito trovate le informazioni sulla fondazione, i recapiti telefonici, i contatti, i progetti e gli eventi futuri. E anche trovate sul sito, oltre alla possibilità di trovare il numero per il 5 per 1000, anche la possibilità di aderire come sostenitrici alla fondazione, o come soci partecipanti, o comunque dare un contributo affinché i soldi delle donne possano fare la differenza per la vita delle donne. E con questo io vi porto sul prossimo brano, che è una nostra icona. Lei è Raffaella Carrà, che negli anni 70 ha tirato fuori questo brano, dove non so se è stata la prima, comunque una delle prime, ha parlato di questa della diversità. Rivoluzionario. Sì. Luca. Non mi mandate a quel paese, ma sono un poco fuori fase. Se non mi sfogo con qualcuno, un giorno o l'altro scoppierò. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo neppure col pensiero. Ma pomeriggio dalla mia finestra lo vidi insieme ad un ragazzo biondo, chissà chi era, forse un vagabondo, ma da quel giorno non lo vedo.
successo? Luca, 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 con chi sei adesso? Luca, 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 non si saprà mai. Credevo di essere attraente, così mi ha detto tanta gente. O lui non ha capito niente, o c'è qualcosa che non va. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo neppure col pensiero. Ma pomeriggio dalla mia finestra lo vidi insieme ad un ragazzo biondo. Chissà chi era, forse un vagabondo. Ma da quel giorno non l'ho visto proprio più. Luca, 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 cosa ti è successo? Luca, 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 con chi sei adesso? Luca, 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 non si saprà mai. Luca, 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 cosa ti è successo? Luca, 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 con chi sei adesso? Luca, 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 non si saprà mai. Eri un ragazzo dai capelli d'oro e ti volevo un bene da morire. Io ti pensavo tutto il giorno intero, senza tradirti neppure col pensiero. Ma pomeriggio dalla mia finestra ti vidi insieme ad un ragazzo biondo. Chissà chi era, forse un vagabondo. E da quel giorno non ti ho visto proprio più. Luca, 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 cosa ti è successo? Luca, 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 con chi sei adesso? Luca, 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 non lo saprò mai. Luca, 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 cosa ti è successo? Luca, 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 con chi sei adesso? Luca, 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 non lo saprò mai. Luca, 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 cosa ti è successo? Luca, 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 con chi sei adesso? Luca, 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 non lo saprò mai. Binario o non binario? Triste e solitario. Ritorniamo, ritorniamo all'incipit della puntata. Io comunque saluterei tutte, ringraziando Fondazione Ombrella Viola per l'intervento della nostra grande presidente Rosaria D'Emilio. E vi diamo appuntamento alla settimana prossima, 22 maggio. Rullo di tamburi ci vorrebbe adesso, ma mi rendo conto che è troppo complicato. L'ho detto, scusate, vabbè, no, scusa, vabbè, Pina. L'ultima puntata di questa stagione, Bigodini Pride, la 29esima puntata. Se ci pensate che stiamo facendo 29 puntate, fantastico, no? Io e Pina non ci crediamo una cosa del genere. Quindi ringraziamo, io ringrazio personalmente Pina Cotroneo alla regia. Ciao! E Anita Calò al microfono. Ciao a tutte, a tutti e a tutto. A Manfredi da casa. Ciao Rosa, ciao Manfredi. Rosa. Un bacio. Riprenditi, tonna, tonna. La settimana prossima devi tornare perché dobbiamo fare una puntata scoppiettante per la chiusura della stagione. L'ultima puntata di questa stagione, della quarta stagione, terza stagione, quarta stagione. Fantastico, è vero, 4, S4 metti. Vi ringraziamo ancora per gli ascolti e alla prossima settimana. Grazie RKO, grazie a tutti i DJ di RKO. Se volete scaricare la puntata e far girare il link, è cosa ben fatta. Fatelo. Cosa gradita. Mettete mi piace. Mi piace la puntata. Girate il link e soprattutto ci rivediamo la settimana prossima perché sarà l'ultima puntata con sorpresina aggiunta. Ciao! 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 Assi DJ. Taran, taran, un po' di cipria qua. Taran, taran, un tocco qui e là. Taran, taran, il cuore batte già.
com'è quel passo là. Eccolo qua. La-ra-ra-ra. Ci siamo già. E allora andiamo, andiamo, andiamo a cominciare. Sì, DJ. E tu dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru. Perché può capitare che si stacchi e venga. Assi DJ One L. Mambo Star. Oh, 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 Mambo Star. Mambo Star. Oh, 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 oh. Sexy lady. Oh, 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 Mambo Star. Sexy lady. Oh, 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 Mambo Style. Mambo Italiano. Opa Mambo Style. Assi DJ. È troppo?